don't care anymore about things I used to know. It's much harder now. Ciao ragazze, ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi il video consueto dei top e flop del mese di giugno. Non so come sarà questo video perché in questo esatto momento sta piovendo, la luce è quella che è, ma anche il tempo è quello che ho. Dunque, questo video è in collaborazione come sempre con la Stefania del canale Stefania L, dove vi lascio il link giù nell'info box. Ormai da una vita che facciamo i video insieme, spero che vi piaccia, eccetera, eccetera, eccetera. I capelli sono in questo stato perché si stanno asciugando, perché li ho lavati, mi sono truccata perché tra un po' devo uscire, però mi sono ritagliata una mezz'oretta per parlarvi dei miei top e flop del mese. Spero di riuscire a starci in questa mezz'oretta, ma va bene. In questo video volevo parlarvi appunto dei prodotti, però volevo cominciare con alcuni prodotti che non c'entrano assolutamente col beauty. Allora, ci sono tre cose mangerecce e un prodotto per la casa, però vi voglio assolutamente segnalare questi prodotti. Dunque, primo prodotto top mangereccio che vi segnalo se non siete amanti dei dolci come me, ma vi piace sgranocchiare qualcosa che abbia un lieve sapore dolciastro, ma non troppo. Sto parlando di queste belle armonie, no, belle buone, fette spesse con semi di papavero, girasole, zucca e lino di Galbusea. Queste qua sono 200 grammi di prodotti, sono 5 pacchetti per 40 grammi, costo circa 2 euro e qualcosina. Mi piacciono tantissimo, hanno un inci perfetto, quindi chi segue anche l'inci nel mangiareccio, io non lo faccio spesso, almeno lo faccio ma non sempre, perché comunque mi piace mangiare e a volte ho dei momenti che mi abbuffo di Kinder, di Bueno, di Kinder fettallate che contengono la palma, quindi io non sono la persona più adatta per farvi la polemica di guardare l'inci, di evitare certi ingredienti. Però questi hanno un inci veramente perfetto, contengono, aspettate che ne tiro fuori, si presentano così, all'interno hanno due fette, questi contengono farina di grano, latte intero fresco, farina di grano tenero, uova fresche, zucchero, olio di girasole, semi di lino, semi di zucca, semi di papavero, semi di girasole, glutine di frumento. Quindi per chi è intollerante al glutine forse anche no, e anche lattosio, per il resto non contiene palma, non contiene colza, quindi ottime. Sono molto buone, se vi piacciono i semi di zucca e di girasole sono buonissimi. Di gusto e hanno quel lieve retrogusto di dolcino, ma non è dolce, quindi potete associarlo anche a un'insalata per esempio. A me piace tantissimo, si fa masticare un bel po' e vi riempie anche. Io li porto come merendina al lavoro per non abbuffarmi o non mangiare qualcosina di dolce, perché anche la frutta faccio fatica a mangiare, e vi straconsiglio. Poi altre due chicche che mi sono piaciute, che sono finite ma vi segnalo, sono questi due succhi di yoga. Allora, questo è il centrifugato con curcuma, arancia, papaya, carota, limone, zenzero e mela. Contengono un pizzico di curcuma, mela, due arance, 42 acini di uva, due carote, uno spicchio di papaya e un mezzo di limone. 680 grammi di prodotto, molto molto buoni. Qua purtroppo c'è lo zucchero sia contenuto normalmente, sia lo zucchero della frutta, quindi non è prettamente dietetico, ma comunque anche questo ha un buon inci, se vogliamo metterlo così, molto buono. Io tutti i centrifugati di frutta arancione li associo all'ace, infatti io sento molto il gusto di ace, però si sente un pochino anche la carota, quindi se non vi piace la carota state attenti, perché la carota si sente. Piaciuto anche il centrifugato con la chia, frutti rossi e rabarbaro, contiene anche mela, gambo di rabarbaro, 58 bacche di ribes, una carota, una goccia di limone, 5 lapponi, 11 mirtilli, una fragola. Buonissimo, questo sa veramente di frutti rossi, non sentite per niente il rabarbaro, almeno io non l'ho sentito. Mi è piaciuto tanto, il colore bello rosso intenso, proprio di frutti di bosco, buonissimo. Io
Io adoro questi centrifugati, mi piace tenerli in frigorifero dopo il lavoro, quando ho il calo di zuccheri, un bicchiere e via. L'ha mangiato anche l'ha bevuto anche Andrea, quindi sapete che i maschi un po' così, a lui è piaciuto. Poi per la casa vi segnalo e strapromuovo questo detergente, me ne sono innamorata, e il Piattecco detergente ipoallergenico profumato con olio essenziale al pompelmo e melagrano di Chantecler Vert. Questo qua è buonissimo, vedete che ha la consistenza di quasi un latte, ed è così, lava benissimo, ha una profumazione spaziale di frutta melagrano, sgrassa bene i piatti, non ho mai avuto così tanto piacere di lavare i piatti, però da quando l'ho messo in utilizzo mi piace lavare i piatti, fa tantissima schiuma e vi lascia le mani morbidissime, sembra che lavate le mani con un... sì. Sembra che lavate i piatti con un sapone delicato idratante per le mani. Buono, 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 ve lo segnalo, questo è anche ecologico, top. Passiamo invece al succo, al beauty. Allora, qua ci sono un sacco di riconferme, quindi cercherò di stringere, sono 5 minuti che parlo di niente, andiamo. Ho smesso di mettervi bagno doccia tra i top e flop, perché comunque il bagno doccia è quello che poi utilizziamo tutti, ma questo vi voglio segnalare, di Balea. Questo è un olio da bagno con erbe, con olio di eucalipto, sono 500 ml, qua consiglia di mettere 3 tappi nella vasca da bagno quando si fa il bagno, io lo utilizzo proprio come un bagno doccia perché alla fine contiene gli oli tensioattivi e acqua, quindi è più un olio doccia, fa leggerissima schiuma ma lava benissimo, io lo faccio come secondo passaggio, quindi prima mi lavo con un bagno schiuma un po' più schiumoso e poi utilizzo questo, ottimo, ha una profumazione spaziale, rinfrescante, ma non vi dà assolutamente l'azione fredda, sa di erbe, di eucalipto, buonissimo, se vi piace ovviamente la profumazione, vi lascia la pelle morbidissima ma non unta, quindi non vi fate ingannare da olio doccia. Ottimo anche in questo periodo quando si utilizza la protezione solare, perché per sciogliere i filtri bisogna utilizzare anche un detergente con degli oli all'interno. Buono, 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 ve lo segnalo, costa pochissimo ed è buonissimo. Sempre sotto la doccia sto utilizzando il detergente intimo di Natura Bella, con salve tea tree oil biologico certificato IAB, vegan ok, questo fa parte della linea di Pierpaoli, la potete trovare dal Caddi se basta. Allora ragazze, è buono, è molto liquido, quindi bisogna stare attenti, il pap funziona benissimo, però vi spara un sacco di prodotto. Quando lo utilizzate sotto la doccia, se lo tenete nella doccia come me, prima spegnete l'acqua, assicuratevi di non avere l'acqua sulle mani e poi pushate, perché è talmente liquido che l'acqua che scorre ve lo porta via, insomma. Fa pochissima schiuma, lava bene, ha una profumazione classica di prodotti di Pierpaoli e io lo trovo uguale, identico al detergente purificante di Ecos, quello alla salvia, quindi ecco, se vi posso consigliare prendete quello o questo, sono secondo me esattamente uguali, mi piace molto, non mi secca la zona, non lo sento particolarmente purificante, però mi va bene così, ecco, io non ho una zona intima che necessita di essere purificata ogni 2x3, quindi c'è, va benissimo, delicato, fa poca schiuma, non mi secca le mucose, buono. Poi passiamo a Ellie Scrub, riconferma questo Abbott Broom con l'acqua glaciale e estratto di loto, questo è un peeling sotto la doccia, lo potete trovare nella catena di Aldi che è veramente molto simile a Lidl, questo ve l'ho già mostrato l'anno scorso, mi piace tantissimo, è un gel color azzurino che richiama la confezione, non è assolutamente bio, all'interno dei granuli che si sente l'azione esfoliante ma non è assolutamente aggressivo, quindi si può utilizzare o tutti i giorni o 3-4 volte alla settimana, a me piace molto, fa anche un po' di schiuma, lascia la pelle scusate, molto morbida e anche molto liscia, non come uno scrub vero e proprio, non mi va ad irritare né seccare la pelle, quindi ottimo, super super promosso. Poi promosso che riconferma ma non ve lo apro perché ho paura di fare un danno, è il Geo Martalasso Scrub Rimodellante Nutriente con oligo minerale del Mar Morto, sale marino e polvere di caffè. Buono, questo è uno scrub classico di Geomar che va miscelato, va mescolato perché ha una buona componente oliosa, mi piace tantissimo, fa uno scrub che quando lo applicate sulla pelle umida si trasforma quasi in una pasta bianca, si massaggia benissimo, non scivola se avete la pelle
umida e non bagnata, vi esfoglia da Dio, ma proprio da Dio la pelle, e vi lascia super super morbida e setosa. Confermo l'effetto seta, buonissimo. Non mi lascia la pelle particolarmente unta, quindi non sento questo effetto particolarmente nutriente, però mi piace, quindi sicuramente lo ricomprerò. Quando le trovo in offerta li piglio sempre. Se vi piacciono questi tipi di scrub e questa azione strong, prendetelo. Anche se, ragazze, io preferisco di più quello di Equilibra, perché quello è ancora più strong di Geomar. Olio, anche qua una riconferma, olio di alverde rilassante al profumo di rosa e olivello spinoso. Questo qua mi piace sempre tanto, è un olio classico, nulla di eccezionale, io lo sto già terminando. Il pack è simile a quello della Sienne, perché i tedeschi di queste catene fanno bene o male questi packaging. Buonissimo, ha un buon effetto nutriente, elasticizzante, non nutre eccessivamente perché non è un olio molto corposo, si massaggia tranquillamente, si assorbe anche molto in fretta, quindi state tranquille. Buonissimo, come vi ho già detto non è particolarmente nutriente perché non è molto pesante, però elasticizza e nutre per questa stagione, nel senso, se poi applicate come me la crema va più che bene. Creme corpo, super promosso il body soufflé di Organic, no, di Kitchen, sì, di Beauty Kitchen. Questo qua, questo me l'ha regalato la Stefania, ho già provato la mist di questo brand, avevo già provato anche qualche altra referenza. Questo è un altro prodotto che mi piace tantissimo, sono 200 ml di prodotto, qua lo definisce Luxuries Skin Smoothing Moisturizing in Jar, quindi nella giara. Contiene l'olio di mandorle dolce, burro di karité, lemongrass, non testa sugli animali. Contiene anche cacao, butter, l'olio di abusian, che non so cosa sia, l'estratto di arancia, l'estratto di menta, l'estratto di lizea, grapefruit, insomma ha un inci più che perfetto, non è biologico però ha un buonissimo inci, cacchio. L'unica cosa scomoda è l'apertura, non è che sia difficile da aprire, ma è in vetro, quindi sotto la doccia o comunque con le mani untici hai voglia. Profumazione di lemongrass, buonissimo, super super liquido, io sono quasi alla metà, cioè proprio liquido, è buonissimo, si stende facilmente, non fa assolutamente scia bianca, quindi è un prodotto, una crema smart che va a idratare tantissimo e va a elasticizzare la pelle. Non è particolarmente idratante e non è la crema più idratante del mondo che abbia mai provato, non è assolutamente nutriente, ma vi dà questa sensazione di energia, di freschezza, perché proprio la profumazione di lemongrass è fantastica, quindi la trovo perfetta per questo periodo, appunto perché è molto smart, veloce, top. Un'altra crema che vi promuovo è questa da Natura, la crema polifunzionale alla rosa moschetta. Ritorna il brand da Natura perché io avevo acquistato tantissime referenze. Questa invece è una crema da 250 ml, non è biologica ma non contiene tutte le schifezze. Pack essenziale, mi piace molto. Se non vi piace la profumazione della rosa non la comprate, perché sa di rosa, rosa proprio. Non rosa cimiteriale, ma una rosa delicata che persiste sul corpo tantissimo. Io la metto la sera, al mattino e durante la giornata successiva la sento. Questa è la texture, faccio prima a farvela vedere qui. Vi sembra molto corposa e in realtà è una crema dalla texture corposa ma soffice. Quando arriva alla rottura sulla pelle si trasforma praticamente in una lozione, vedete? Oddio, si sta chiudendo la tapparella, si trasforma praticamente in una lozione, si assorbe subitissimo, anche questa non fa scia bianca, però non è una crema molto molto idratante e molto molto nutriente. Qua la definisce proprio una crema vellutante, che è vero, contiene olio di rosa moschetta ricco di vitamina A, olio di mandorla che è emolliente, olio di jojoba che è elasticizzante. Confermo che è una crema elasticizzante ed emolliente, quello sì. Però pelle intensamente nutrita no, perché ha un buon potere idratante ma non ha assolutamente un potere nutriente. Quindi se avete la pelle arida, secca, che si squama, questa crema non vi fa niente. Però se avete una pelle normale e in questa stagione non sopportate le creme pesanti, è buonissima perché si assorbe subito, non lascia assolutamente la sensazione di crema pesante
sul corpo e neanche l'unticcio, perché di unticcio non ha niente ed è vero che vi lascia la pelle elasticizzata e anche molto molto vellutata, effetto seta, sembra di aver applicato una crema siliconica, buonissima, sicuramente la andrò a ricomprare perché la amo e ve la consiglio. Questi capelli sembrano una ciomba. Allora, i prodotti per i capelli ne ho due, uno ve l'ho già promosso, mi ricordo, in video precedenti tanto tempo fa, ve lo ripropongo perché l'ho ripescato visto che ho finito lo shampoo di Dr. Organic, ce l'ho ancora in uso quello di Madara, che però utilizzerò quando andrò al mare o in piscina perché è per i lavaggi frequenti e mi lascia i capelli puliti un giorno e mezzo, quindi anche no adesso. Shampoo rivitalizzante con estratto di lampone di natura verde bio, buonissimo, è in gel trasparente, voi non vedete ma io sono arrivata tipo qua, ne basta poco, io non lo diluisco perché è molto molto delicato. Qua è uno shampoo che quando lo lavate, cioè quando lo massaggiate, non vi va a ingarbugliare i capelli per niente, quindi riuscite tranquillamente a passare le dita tra i capelli senza andarli a spezzarli. Lava benissimo, benissimo i capelli, mi prolunga il lavaggio. Quando li devo lavare non ho i capelli che sembra che ho pucciato la testa nell'insalata. Ottimo, ottimo, però io ho i capelli normali, quindi vi riporto la mia esperienza. Mi lascia i capelli molto molto lucidi, super soffici, super leggeri, guardate, l'ho lavato oggi con questo shampoo e io ho anche un po' di volume, cioè questi miei capelli che si stanno asciugando al naturale, belli lucidi, non sono per niente crespi, super super promosso, certificato ICEA 300 ml, pompetta, molto molto utile, non vi fa sprecare prodotto, non sparate il prodotto ovunque, buono buono buono. Il prodotto che vi promuovo, ma sicuramente non andrò a ricomprare, è questa maschera nutriente con karité, macadamia, olio di argan di Freshly Cosmetics. Questo è un brand che veramente vi tappezza su Instagram ogni 2x3, sembra un brand uscito dai Paesi delle Meraviglie di Alice perché è tutto lui. Prezzi esorbitanti, io ero curiosa, ho preso alcune referenze di questo brand. Allora, maschera è un parolone. Allora, partiamo dal fatto che mi piace come si comporta sui miei capelli, perché ho i capelli corti, se avessi i capelli lunghi come li avevo prima mi faceva un cacchio, perché è una maschera da linci molto lungo e secondo me è anche molto valida, però come texture non mi convince, è una texture che inizialmente sembra densa, poi quando lo applicate o sui capelli bagnati o sui capelli tamponati scivola e sparisce, cioè sembra di applicare acqua. Ha un buonissimo effetto districante, ammorbidente, istantaneo, vi va a idratare leggermente i capelli, disciplinarli, quello sì, vi dà un leggero leggero nutrimento, ma non è una maschera della vita e sicuramente, ora non mi ricordo quanto costa, ma facciamo 15 euro, poi andate a informarvi sul sito quanto costa, 15 euro per 150 ml, che è già tanto per una maschera che ha questi effetti un po', che hanno anche altre maschere, quindi se cercate un effetto districante, nutriente, idratante, sicuramente buttatevi su una maschera di Omia piuttosto che questa, perché questa fa meno di quella di Omia sui miei capelli corti in questo momento. Buona, mi fa piacere utilizzare, ma ecco, non è niente di così eccezionale come prodotto, come me lo aspettavo. Infatti questo brand è un po' non è una rivelazione per quanto mi riguarda. Passiamo ragazzi al viso. Allora, ho qua un po' di bocciati e spero di fare veloce. Allora, partiamo dalla detersione come sempre. Vi promuovo la schiuma detergente delicata con estratti di miele di Manuka di Lively. Allora, questa è una schiuma detergente che potete trovare dal DM con estratto di miele di Manuka, costa poco, non è bio, ma io l'amo da impazzire, io la sto per terminare che sono qua, mi piace tantissimo, ha una profumazione fantastica, il pump funziona molto bene ma vi eroga una schiuma un po' cacosa, nel senso che è molto bollicinosa, non è per niente compatta all'inizio, infatti quando l'ho pushata per la prima volta ho detto no, adesso mi scivolerà sul viso e non farà niente, e invece ragazze, chiudete gli occhi quando la vedete che è un po' smontata, perché sul viso si trasforma in quasi una crema detergente, buonissimo, deterge benissimo, non scivola, non scompare sul viso, cioè finché non la risciacquate, estremamente morbida,
estremamente coccolosa e vi lascia una pelle super pulita e che non tira per niente. Non vi dà il primo step di idratazione, ma non vi va neanche a seccare. Molto delicata e molto valida. Ve la straconsiglio, buonissima. Infatti io l'ho quasi seccato, ho detto... Parlo alle ragazze di questa mousse prima di finirla, perché non mi piace farvi vedere il prodotto già finito. Un'altra mousse che ho cominciato a utilizzare da 2 settimane, giusto perché non volevo farvi vedere il flacone vuoto, è la mousse che non mi ha deluso per niente, ma lo sapevo già, Mousse Basic Viso, Corpo e Capelli Bioficina Toscana. Questa è la nuova mousse che è uscita, con calendola ed avena bio, senza profumo, indicata per le pelli super delicate, per capelli igiene intima e corpo. In questo momento l'ho utilizzato solo sul viso, ma man mano vi aggiornerò magari quando finirà, perché la voglio provare anche in altri modi. Questa è una mousse multifunzione, mi piace da pazzi. Sono 200 ml di prodotto. Bioficina Toscana, per quanto riguarda la skincare, non sempre ci ha azzeccato con me. Per esempio, io ho adorato tantissimo i sieri, ho adorato la mousse alla malva, che è la mia preferita da sempre. Le lozioni invece non mi sono piaciute. Questa la amo. Ha un'erogazione di schiuma soda compatta di panna montata, vi deterge il viso alla perfezione, ve lo lascia morbidissimo, non vi va a pizzicare, non vi va ad irritare. E io l'ho utilizzata anche quando avevo la pelle particolarmente stressata, particolarmente irritata. Sapete che la mia pelle è 2x3 irritatissima, perché è super delicata e super reattiva. Su di me questa è stata una manna dal cielo, buonissima. Il fatto che non abbia profumo vi agevola ancora di più ad utilizzare anche nelle zone intime, che lì meno profumo c'è meglio è, secondo me, perché comunque può essere un allergene. Ve la straconsiglio se avete una pelle delicata, si costa e secondo me è stra sprecata sui capelli e sulla fagiana, però ragazze, buonissima, la proverò per darvi un riscontro, ma sicuramente un prodotto che rientrerà nei top e sicuramente un prodotto che ricomprerò e che vi consiglio. Un prodotto buonissimo è anche questo gel detergente delicato, emolliente, con estratti biologici di avena sativa e iris pallida di Eteria. Adesso Eteria ha messo un pump che è anche più intelligente. Io quando l'ho acquistato aveva questa apertura che non mi piace, perché ogni volta devo capovolgere il prodotto. Mi piace tanto, mi spiace non potervi dire che cosa contiene, perché Eteria non mette inci dietro, ma un cartoncino che chissà dove cazzo è finito. È vegano, sono 150 ml di prodotto, certificato Bio Cosmesi Salute e Suolo, verde naturale. Io sono arrivata qua, ma vi assicuro che lo utilizzo tantissimo, mi piace tantissimo, perché ha una buonissima profumazione, molto particolare, ma sa di pulito, di un prodotto professionale, ma non invasivo, quindi restiamo sempre nel naturale. Ha un color miele, abbastanza fluido ma non troppo, è proprio un vero gel ma non troppo denso e non vischioso, sembra oro colato, cioè proprio bellissimo anche da vedere. Deterge molto bene, è super delicato, fa una schiuma sofficissima e non ne fa neanche tantissima. Ha un buonissimo effetto detergente, purtroppo come azione struccante pecca un po', perché quando io faccio la doppia detersione utilizzo l'olio sul viso, vado a togliere tutto il trucco e prima di sciacquare, cioè non è che vado a sciacquare subito l'olio, perché sennò il trucco va a intrappolarsi nei pori, bisogna subito utilizzare un prodotto schiumogeno, quindi vado a utilizzare subito questo e fa veramente fatica a sciacquare l'olio proprio. Non è abbastanza, passatemi il termine, aggressivo come detergente per esportare l'olio sul viso. Da solo invece funziona benissimo, toglie benissimo il trucco in polvere, toglie benissimo i residui, però se avete un fondotinta particolarmente siliconico, un fondotinta particolarmente pesante o olioso o proprio carico di pigmento, questo fa fatica la prima passata, ve lo dico già, perché per esempio con il prodotto di Physician Formula che vi ho parlato, il fondotinta, quello su di me ha una durata diabolica, cioè anche struccarlo è diabolico perché si fissa proprio sul viso e quando utilizzo questo faccio fatica, per dirvi che questo strucca molto meglio di questo. Però come effetto detergente, se non vi truccate, è stradelicato, vi pulisce benissimo la pelle, quindi ve lo consiglio, però ecco, valutate in base alla vostra esigenza. Poi passiamo ai 2 prodotti, uno top, uno è flop.
Sto parlando di acqua micellare, purificante illuminante, di olio d'oliva, di natura verde bio, certificato ICEA. Questo è un floppone di quei flopponi. Floppone perché qua si presenta uno struccante per viso, occhi e labbra. Allora ragazzi, sul viso è il scusate, sugli occhi è il diavolo in persona, brucia tantissimo. E come se non bastasse, mi va a seccare la zona perioculare e mi va a seccare l'occhio. Avete presente quando guardate tantissimo il sole o comunque la neve, non so se avete presente, l'occhio si disidrata, quindi vi viene da strizzare gli occhi. Ecco, io quando utilizzo questa, dopo mi sento tutta questa zona secca e devo andare ad applicare il collirio oppure le gocce di camomilla che mi ha dato, che ho, perché ho gli occhi sensibili, quindi con la luce si seccano, per diciamo idratarle, lubrificarle, adesso non so. Questo mi secca tutto, ma tutto, però c'è scritto purificante, dice vabbè, perché lo utilizzi sugli occhi? Perché qua dice di utilizzarlo sugli occhi? Assolutamente no. Sulla pelle, ragazzi, del viso è fantastica perché strucca di ogni, è veramente un'acqua micellare, super super struccante, per niente delicata, quindi se non avete pelle delicata, reattiva, se vi truccate col cemento, va benissimo perché vi strucca veramente bene, però vi secca la pelle come il deserto. Valutate anche voi qua di cosa avete bisogno. Secca tantissimo la pelle, non capisco come sia possibile proporre un prodotto del genere che sia purificante e illuminante in un'acqua micellare per struccare gli occhi e viso. Alla fine è più danno che beneficio. A me non è piaciuta assolutamente, ha anche dei buoni ingredienti perché tra l'altro contiene l'olio di oliva, l'estratto di oliva, camomilla, avena, ma di delicato non ha niente. Bocciatissima. Dal bio al profano vi promuovo un'acqua micellare dove vi voglio aprire un attimino una parentesi, spero di essere stata di essere veloce perché è una cosa a cui ci tengo tantissimo. Allora, da un po' di tempo molte persone si sono un po' gli è caduto un po' il mito dell'acqua micellare perché hanno visto e letto i video, allora visto i video e letto dai libri che l'acqua micellare sono è semplicemente acqua e sapone. In questo video, piccola parentesi, non mi sto riferendo alla Rossella che l'ha detto, un bacio tesoro, ma non sto parlando di te. Dopo di questo, io sapete che quando le ragazze che seguo non pubblicano più video, vado a guardare un po' YouTube che video mi propone, se mi può interessare. Mi sono imbattuta in miliardi di video di ragazze, oh mio Dio, l'acqua micellare è solo acqua e sapone, la fregatura dell'acqua micellare, alt! Allora, quella signora, che adesso non mi viene assolutamente in mente il nome, che però mi piace, e non sto criticando nessuno, allora... Si sapeva già che l'acqua micellare è l'acqua e tensioattivi, ovvero acqua e sapone, come l'aveva spiegato questa signora. Ma ciò non vuol dire che il mercato ci sta fottendo, mettendo di dietro, proponendoci dei prodotti che possiamo fare anche in casa. Perché vi sfido di utilizzare l'acqua, di fare voi l'acqua micellare con dei tensioattivi. Cioè, se mettete acqua e sapone, vi va a fuoco la faccia. Quindi sì, magari il claim del prodotto può ingannare, come per esempio shampoo micellare, come aveva spiegato questa signora, sapone micellare, perché alla fine tutti i prodotti contengono queste benedette micelle, che sono delle particelle che vanno a catturare lo sporco. Ma questo non significa che dovete diventare un gregge di pecoroni, di parafrasare quello che ha detto quella signora spiegando scientificamente la composizione dei prodotti e far finta di aver scoperto l'acqua calda e divulgare il vostro sapere. Perché comunque acqua micellare, ragazzi, sul mercato possiamo sì trovare anche acqua micellare povere di inci, ma possiamo anche trovare acqua micellare che hanno un inci quasi da un tonico, da una crema. Quindi adesso non uscite come come il genio dalla lampada per divulgare il vostro sapere, perché voi state solo parafrasando male quello che ha detto questa signora. Questa signora, più che dire che l'acqua micellare è solo acqua e sapone, ha detto che il claim spesso ci può ingannare, però non dobbiamo diventare tutti pecoroni e seguire la scia e come diceva mia nonna, quando la merda va passata da una mano all'altra, cambia consistenza, cambia odore. Quindi
una persona magari ha detto giusto e tutti gli altri che vanno a parafrasare chissà che cacchio esce fuori e che baggianate dite. E questa non è una critica, perché chi non sa leggere l'inci, se si imbatte in un vostro video, poverino, non capisce più niente. Quindi o dite le cose se le sapete, e se non le sapete non le dite. E questa non è una critica, anch'io non so leggere benissimo l'inci, però non sono neanche una stupidella. È veramente bruttissimo, e dico bruttissimo, per le persone che hanno un minimo di coscienza, sentire delle bagianate, ma proprio bagianate. Chiuso il discorso, passiamo a questa benedetta acqua micellare profana. Vi promuovo a pieni voti l'acqua micellare skin extra delicata, pelle riossigenata, micellare di Nivea. Ecco, sì, il claim è cambiato da micellare a micellare e tutte queste cose. È vero, è un'acqua micellare semplice con dei tensioattivi delicati, ma anche questa contiene anche gli oli all'interno, quindi non potete dire acqua e sapone adesso. Cioè, voi avete proprio estremizzato tutto. Buonissima, super delicata, 400 ml di prodotto, la utilizzo per struccare gli occhi perché quella mi brucia come il diavolo, come vi ho spiegato. Non lascia assolutamente la pelle unta nonostante contenga due oli all'interno, strucca da Dio, strucca Dioni, fantastica. Ho amato tantissimo quella nella versione bifasica nera e amo tantissimo anche questa per pelli sensibili. A me le acque micellari della Nivea piacciono, mi piacciono molto di più rispetto a quelle di Garnier, ma questi sono gusti. Buona, non vi secca, non vi brucia gli occhi, non vi irrita assolutamente, non vi lascia la pelle unta, anzi ve la lascia normale. Mi piace tantissimo, quindi se non badate l'inci, volete uno struccante occhi che funzioni, che non sia bifasico, proprio bifasico, anche se questo contiene gli oli, ve la stra consiglio. Ora la tapparella è mezza chiusa, non so com'è la luce, va bene. Poi un super top è questo Gentle Exfoliator Rose Chip di Essano. Questo è un brand certificato EcoSer 100 ml, non mi dilungo perché non so dove potete reperire questo brand, me l'ha regalata la Stefania. Contiene aloe, l'olio di rosa moschetta, rosa canina. Ah, adesso si è chiuso tutto, vado e torno. È un prodotto esfoliante che qua lo definisce da tutti i giorni, infatti è un esfoliante fantastico perché è in una crema, i granuli ci sono presenti ma sono estremamente delicati. Quando lo massaggiate è veramente una coccola, io lo utilizzo a volte al mattino proprio come un detergente oppure alla sera per non utilizzare un gel detergente se non sono truccata. Lascia la pelle veramente morbidissima e mi piace tantissimo, confermo sulla delicatezza e sull'utilizzo quotidiano. Non mi dilungo perché appunto non so dove potete trovare. Poi andiamo avanti, un super top è quest'acqua di Erika di Dabba. Allora è un'acqua che si propone ad essere lenitiva, riequilibrante per le pelli estremamente stressate, per le pelli reattive. Mi piace molto, anche se devo essere ragazza sincera, o quest'acqua o un idrolato di camomilla fa uguale. Però la sua funzione svolge, mi va a lenire la pelle, ha una profumazione di tè normale, quindi di un infuso, spruzzino che funziona benissimo, mi va a lenire la pelle, non mi dà nessun effetto idratante, compattante, né niente, però sento il sollievo quando la utilizzo. Il prezzo è molto alto, sicuramente non è un'acqua che mi ha rapito il cuore come per esempio quella di Betulla, però ecco, se volete un tonico lenitivo leggermente astringente, buttatevi su un idrolato di camomilla oppure su un idrolato di lavanda. Andiamo avanti, passiamo ai bocciati sieri. Il super bocciato, tanto blasonato, ma a me non è piaciuto, è il Glow Cocktail di Mossa. Io vi devo girare ancora il video della skincare routine, non so quale dei due prima sarà pubblicato, comunque ve lo menziono perché l'ho terminato, purtroppo, nel senso l'ho terminato purtroppo prima di farvi vedere e parlarvene, però il tempo è questo. Questo è un siero certificato EcoCert, 25 ml di prodotto, costo 16-18 euro, contiene melacotogna, i frutti artici, vitamina C, acido ialuronico, ma a me non è piaciuto semplicemente perché su di me non ho visto nessun effetto del cacchio. Non mi è piaciuta la consistenza, perché una consistenza sulla mia pelle la sentivo grassa, ma non la sentivo troppo. Avevo un'idratazione discontinua sul mio viso, quindi quando lo applicavo sentivo la pelle bella idratata, poi durante la giornata mi scemava l'effetto. Il quantitativo è poco, perché comunque non sono 30 ml, è vero che 5 ml non mi cambia l'esistenza, però per 18 euro
5 ml potevano aggiungere, è un buon siero idratante da un lato, se avessi una idratazione continua, ma su di me non ha avuto, però io ho una pelle diversa dalla vostra, magari su di voi funziona e su tutto il resto del popolo di YouTube sì, su di me non ha funzionato. Buona base per il trucco, però non ho visto luminosità, non ho visto l'incarnato, l'uniforme, un siero che non mi ha lasciato niente. 18 euro buttati nel cesso, ragazzi, a me non è piaciuto, sarò una che va controcorrente, a me non è piaciuta. Poi vi voglio promuovere un po' di pottini che mi ha mandato Elisa, non è una collaborazione, me l'aveva mandato in un pacco tanto tempo fa. Ho tenuto i pottini per farvi vedere magari leggermente la consistenza, però poi li vado a lavare. Questo era il primo pottino dello scrub all'anguria di Nakomi, profumazione di anguria fantastica, questa era la consistenza dello scrub, è uno scrub fantastico. Se lo utilizzate sulla pelle asciutta e vi piace uno scrub strong, vi va a scartavetrare la pelle, ma proprio uno scrub fantastico. Come va utilizzato? Lo applicate sulla pelle asciutta, lo massaggiate molto delicatamente, poi lo andate a emulsionare con l'acqua e diventa latte. Lo zucchero si scioglie, sciacquate tutto e avete una pelle levigatissima, liscissima, pulitissima, per nulla arrossata. Su di me a volte arrossava, ma io sapete che ho una pelle psicopatica, quindi la mia opinione sugli scrub è un po' così, nel senso che non sempre sono molto, diciamo, coerente tra virgolette, perché magari questa settimana per me è top, la settimana dopo è flop, cioè l'opinione concreta ce l'ho nei finiti sugli scrub. Questo mi piace molto, mi lasciava sempre la pelle morbida, a volte si arrossava, a volte no. Ve lo straconsiglio, io sicuramente lo andrò a comprare in full size. Promosso anche, che mi è piaciuto per quello che ho potuto provare, ma Elisa è un tesoro, il drop di Madara, quello a base di funghi, la nuova linea che era uscita al Cosmoprof, è qualcosa di eccezionale. Allora Elisa, ti dico già che io lo comprerò quando mi vorrò fare un regalo, perché era un siero, perché alla fine è un siero, un serum drop, non mi ricordo adesso, non presente, con acido ialuronico, i funghi e qualcos'altro, sapete che non avendo la scatola non vi so dire, ma era buonissimo. L'ho applicato sul viso e la prima sensazione di una pelle subito compatta, pelle subito turgida, morbidissima e super super liscia. Aveva proprio un effetto distensivo e compattante pazzesco, non lo sentivate assolutamente sul viso come texture, però l'idratazione era molto intensa, per nulla invasiva, per nulla pesante. Sarà mio, lo comprerò. E poi una crema che mi è piaciuta tanto, che qua la scritta si è tolta, Elisa per favore scrivici giù, mi hai mandato forse l'ultima versione della crema di Pap De Vie, mi è piaciuta moltissima, una buonissima crema idratante, ha una texture né troppo corposa ma neanche molto liquida, si assorbe subito e vi dà un buonissimo effetto idratante sulla pelle senza essere pesante. Mi è piaciuta veramente tanto, però appunto ho provato un cappuccino, non vi posso dire a lungo termine come funziona. Poi, rimanendo sempre in creme, un bocciato per metà è la crema viso con acido ialuronico, vitamina E e verbena di Herboristica d'Atenas. È una crema viso giorno che contiene all'interno la protezione solare naturale, quindi non ha un vero e proprio filtro, l'acido ialuronico e isoflavoni di soia che stimolano la produzione del collagene. Sono 50 ml di prodotto, questa è la crema ed è qua. Allora adesso l'ho sballottolata come potete vedere, ma in realtà sono arrivata qua. Perché l'ho messa qua dentro? Non perché il pump non funziona, ma visto che questa crema non mi piace, io ho questa abitudine, non chiedetemi perché, di mettere le creme in un flaconcino bello trasparente per vedere a che punto sono e quanto mi manca per finire e tagliarmi. Detta proprio così perché non mi piace buttare via niente, quindi l'ho travasata qua, io sono qua, fortunatamente è una crema che mi piace e non mi piace. Allora mi piace perché è una crema che idrata veramente molto e l'effetto iniziale è veramente fantastico, di pelle super morbida, super liscia, pronta per il trucco, quasi come se avesse applicato un primer viso. Mi piace moltissimo la texture perché è bella morbida, bella fresca, io la tengo nel frigorifero e al mattino è una goduria. La cosa che mi fa bocciare questa crema è sempre la consistenza, più che altro non so come spiegarvi. Allora io la applico,
la massaggio, l'effetto è bellissimo, poi mi ritrovo dopo qualche ora la crema che si accumula ai lati e diventa bianca, tipo quando applicate del borotalco in faccia tutti i pallini bianchi, cioè la crema si sgretola, non si assorbe mai, o almeno vi dà la sensazione di un assorbimento totale, tant'è che io dopo ci vado a truccarmi e poi mi ritrovo sti cazzo di palline dopo un po', che è una cosa bruttissima da vedere e da sentire, perché mi viene quasi un prurito, perché una volta che li vedo mi viene voglia di scartavettarmi la faccia, perché è veramente una cosa che non sopporto. Quindi non la ricomprerò, come la sto utilizzando, è una crema, è diventata la mia crema del weekend, quindi se non devo uscire, non mi devo truccare, la utilizzo, e anche come maschera sicuramente, vedete adesso forse si vede dove sono arrivata. Sicuramente questo ciccinin finirà come maschera idratante che potrò poi risciacquare, perché poi mi lascio questi cazzo di pallini che mi fanno proprio schifo. Peccato, perché l'effetto idratante era buonissimo. L'ultimo prodotto che vi promuovo è questa cremina che mi è stata data in omaggio insieme al solare della Roche-Posay, la crema tollerante per le pelli super sensibili. Perché ve la promuovo? Perché ce l'ho, lo devo utilizzare, anche se tiene siliconi, contiene il profano, ma ogni tanto mi va di utilizzare. La utilizzo anche questa nel weekend quando non mi devo truccare, quando ho la pelle che particolarmente mi prude. Vedete questa macchiolina qua? Non è un brufolo, non è un morso, è proprio un'irritazione che non mi va via, ogni tanto va via ma poi ritorna, non so cosa sia, è proprio un alone rosso che mi brucia tanto, anche le gote continuano a bruciarmi, a volte mi bruciano, a volte no. Quando ho la pelle che non mi brucia, quando ho la pelle che mi brucia, applico questa, ha una consistenza, è una crema gel praticamente, si assorbe subito, sentite la sensazione di una crema fresca ma non fredda, e veramente vedo dei benefici, la crema che sta bene, che non mi dà la sensazione di prurito, non soffre, non dico che è un miracolo, ma non soffre, nel senso che se mi attenua il prurito, il bruciore, io sono più tranquilla, quindi io sono contenta comunque di utilizzarla, mi piace. E se avete una pelle super super problematica, irritata, che non potete utilizzare niente, provate questa, perché non mi sembra per niente male. E niente ragazze, questi sono stati i miei top e flop del mese di giugno. Spero col cuore di non essermi spiegata male sulle questioni di acque micellari, su quella parentesi, e non voglio scatenare assolutamente le polemiche, voglio solo che diventiate e diventiamo anche noi un po' più consapevoli, non parafrasare tutto dall'acqua in olio, insomma. Spero di essere stata utile, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao dolcette!